Sì, lascio oggi, è l'ultimo giorno di lavoro a Santa Marinella, finisce la mia esperienza professionale qui, ma comunque il legame con il comune, con l'amministrazione e con i cittadini resta comunque intatto. Vado via non perché mi trovassi bene a Santa Marinella, ma perché ho avuto la possibilità di accedere ad un incarico importante. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, infatti è stato il 5 gennaio è stato nominato il commissario straordinario per l'organizzazione del G7 che quest'anno, in occasione della presidenza della presidenza italiana, si svolgerà in Italia soprattutto e in particolare a Torino. Lascio semplicemente per una questione di crescita professionale. L'esperienza di Santa Marinella è stata un'esperienza difficile ma molto stimolante perché abbiamo iniziato a lavorare su alcuni istituti disciplinandoli diciamo, da capo e ho trovato molta collaborazione da parte dei dipendenti che mi hanno aiutato in questo percorso di rinnovamento, oltre ovviamente il sindaco e l'amministrazione che hanno sposato questa politica di rinnovamento. Abbiamo iniziato dal rinnovamento del sito, dalla digitalizzazione, i nostri atti sono firmati tutti digitalmente, sono accessibili ai cittadini, abbiamo risistemato le posizioni organizzative che sono il vertice del comune, abbiamo creato una metodologia per le progressioni orizzontali, abbiamo istituito l'ufficio Europa e il Comune di Santa Marinella ha cominciato ad accedere ad alcuni finanziamenti non solo regionali ma anche europei. Abbiamo infatti istituito questo ufficio Europa che adesso vanta un'unità a supporto per 24 ore settimanali e abbiamo istituito anche una shortlist di professionisti incaricando proprio a fine anno due professionalità che si occuperanno di monitorare tutta la fase dei bandi della progettazione europea. Quindi è stato un lavoro molto intenso, duro, ma che mi ha dato delle soddisfazioni, anche in considerazione del fatto che il mio incarico qui era al 50%, perché io sto in una sede convenzionata, quindi il 50% del lavoro lo svolgevo a Santa Marinella e il 50% in un altro ente. Un rapporto nuovo con i cittadini che devono inevitabilmente partecipare alla vita amministrativa. Tra le iniziative adottate, per esempio in materia di trasparenza, abbiamo sperimentato per esempio la segnalazione anticorruzione, cioè abbiamo dato la possibilità non soltanto ai dipendenti comunali, ma a tutta la cittadinanza di poter fare delle segnalazioni anonime riservate, cioè senza passare per il protocollo, per segnalare delle situazioni di criticità o di mala gestione, insomma. E il risultato è stato abbastanza positivo perché in sede di prima attuazione di questo link, che è accessibile a tutti dal sito, abbiamo avuto alcune segnalazioni che ci hanno consentito di adottare dei provvedimenti, diciamo, delle contromisure in relazione a determinate situazioni che erano state evidenziate. All'amministrazione e al sindaco Bacheca io auguro di portare a termine una serie di interventi su cui abbiamo lavorato molto e che sono tutti in fase di sviluppo. Penso alla piazza, per esempio, dell'ex fungo, penso ad esempio alla definizione della vicenda con la Porto Romano e quindi siamo in una fase cruciale del mandato amministrativo in cui queste azioni che sono state poste in essere in questi 2 anni dovrebbero nel 2017 venire alla luce. Ai cittadini io voglio semplicemente dare un augurio, ma allo stesso tempo anche un suggerimento, cioè di non avere sfiducia nelle amministrazioni, perché la pubblica amministrazione, se organizzata,
può dare dei risultati che sicuramente sono congeniali alle aspettative della cittadinanza. Quindi io con questo augurio saluto tutti i cittadini e concludo dicendo Forza Santa Marinella!